Torna in carcere uno dei rapinatori, autori della rapina dello scorso anno ai danni dell'ufficio postale di Monte San Giacomo. Era stato condannato dal tribunale di Sala Consilina a 3 anni e 6 mesi di reclusione, un 20enne pregiudicato di Caggiano, accusato di rapina a mano armata e di altri reati. Nel mese di agosto dello scorso anno, infatti, insieme ad un complice, mise a segno una rapina a mano armata ai danni delle poste di Monte San Giacomo. Era l'ora dell'apertura, col volto coperto da passamontagna e pistola in pugno, venne intimato alla direttrice di consegnare tutto il denaro disponibile in cassa. Nell'occasione i carabinieri del nucleo operativo di Sala Consilina, di recente anche encomiati per la brillante operazione, a conclusione di un'articolata operazione investigativa arrestarono lo stesso giorno il rapinatore, recuperando anche parte del bottino. Nella giornata di ieri il ventenne è tornato in carcere, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Caggiano, che hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno, dovendo scontare per la rapina la pena residua di 2 anni, 6 mesi e 26 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Sala Consilina.